quest'anno per Natale porta la grassa a tavola. Sì, signor capitano. Porta la grassa a tavola per il gusto e per una giusta causa. Capitano, facciamo cambio? Manca sempre meno al Natale e l'Acragas scende in campo per la solidarietà, organizza la vendita del panettone dell'Acragas, il ricavato andrà in beneficenza. Siamo in compagnia del co-patron dell'Acragas, responsabile marketing Giuseppe Deni. Come nasce questa iniziativa? Qual è lo scopo principale? Ma noi già dall'inizio di stagione avevamo detto che l'Acragas non deve essere solo calcio, ma l'Acragas deve essere un brand per poter veicolare le buone cose che abbiamo in questa provincia, anzi nella Sicilia in tutta la sua interezza, e questo è il primo passo. Un passo, diciamo, che facciamo a ridosso del Natale per dare un segnale anche ai meno fortunati attraverso una donazione di una parte del ricavato che faremo e che diciamo destineremo a un'associazione importante di volontariato per poter dare sostegno a qualche famiglia che è meno fortunata di altri, diciamo. Ed eccoci con il capitano dell'Acragas, Alfonso Cipolla. Quando la beneficenza chiama, l'Acragas risponde presente. In vendita il panettone dell'Acragas. Sì, l'Acragas è sempre presente sotto questo punto di vista. Quest'anno con il panettone dell'Acragas appunto invita tutti i tifosi dell'Acragas a partecipare acquistandolo a questa beneficenza, perché ricordiamo gran parte del ricavato andrà appunto ai volontari di strada. E quindi vi invito veramente in tanti ad acquistarlo e dare una mano a chi ne ha più di bisogno. Tra l'altro hai preso parte anche allo spot del panettone dell'Acragas, per te una bella esperienza. Sì, sì, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, abbiamo fatto due risate. Tra l'altro penso che sia pure riuscito bene e divertente, quindi vi invito a guardarlo e soprattutto a comprare il panettone. Paolo Vella, responsabile store dell'Acragas, che ha creato lo spot del panettone dell'Acragas. Intanto ti chiedo dove è possibile acquistare il panettone dell'Acragas. Allora, il panettone si può acquistare o all'interno dello store, direttamente qui in via Callecratide, presso la tipografia Maira, o all'interno della segreteria dello Stadio Esseneto, al ristorante Porta Po in via Atenea, o ancora più semplice tramite un messaggio su WhatsApp o sullo shop per chi è fuori Agrigento. Quindi per gli agrigentini hanno la possibilità pure che, se vogliono, vedono il panettone come un'idea al regalo, lo possiamo portare direttamente in consegna nei domicili da loro scelti. Il panettone, che questa è una cosa importante, perché non è solo un semplice panettone, perché dietro c'è stato tanto lavoro. E oltre a gusto, come diciamo durante il nostro spot, c'è un'opera molto importante, che è la beneficenza ai volontari di strada, che tanto fanno per gente che purtroppo è in aumento, gente che non si può permettere un pasto. Quindi parte, permettetemi di dirlo, gran parte della vendita del panettone andrà in beneficenza ai volontari di strada. Un ringraziamento di cuore ad Alessandro Seminario, che abbiamo insieme montato e ideato il video, a queste splendide bimbe che sono l'attrice principale con il nostro capitano Cipolla, un video girato all'Esteneto, e un ringraziamento anche a Lica Sotti, che ha fatto e gestisce la produzione dei panettoni che quest'anno saranno in vendita per l'Acragas. Ed è online anche il sito internet Acragas Store per acquistare i gadget del gigante. Assolutamente sì, abbiamo messo e già pubblicizzato lo shop online, chiesto da chi è fuori Agrigento, e vi assicuro che fuori la parola Acragas è molto sentita e amplificata, quindi c'era proprio voglia di avere uno shop online. Sta rispondendo benissimo, c'è una bella vetrina, ci sono tanti prodotti. E ho dimenticato, anche all'interno dello shop, perché è fuori,
c'è la possibilità di acquistare il panettone. Quest'anno per Natale porta la grassa a tavola. Sì, signor capitano. Porta la grassa a tavola per il gusto e per una giusta causa. Capitano, facciamo cambio?